doveva essere la seconda guida di Skoda e per questo ho dovuto attendere un po' a lungo la prima vittoria, ma questa è arrivata nel momento più giusto, nel posto più giusto. Jan Kopecky, 27enne pilota ceco, in un colpo solo ha infatti vinto, dominando il rally Barum, il rally di casa sua, e si è posto come unica valida alternativa a Chris Meeke nella corsa alla conquista dell'Intercontinental Rally Challenge 2009. Kopecky ha preso la leadership della corsa durante la seconda speciale del rally. La prima, la super speciale di Zlin, era stata vinta dal suo compagno di colori Hanninen, aumentando costantemente il suo passo sui suoi avversari, con un passo nettamente superiore che ha messo in difficoltà tanti protagonisti della serie. Tra questo i due piloti della Kronos Racing, Guyot e Loa. Il primo si doveva ritirare già nella quarta prova dopo che la sua vettura aveva preso fuoco. Mentre il secondo abbandonava dopo la prima prova della seconda tappa, dopo aver forato. La cosa ha permesso al terzo pilota della squadra belga, Chris Meeke, di salire sul secondo gradino del podio, cosa che gli consente di mantenere ancora 3 punti di vantaggio proprio su Kopecky, lungo oramai a poterlo insidiare. L'aritmetica non condanna del tutto ancora Gian Domenico Basso con la sua Abarth grande punto e lo stesso Freddy Loa, entrambi però molto lontani dalla vetta della serie. Già detto di Loa, c'è da sottolineare lo sfortunato ritiro anche del veneto di casa Abarth. Terzo fino alla prova numero 8, nonostante che gli asfalti scivolosi del rally non sembrassero adattarsi alla perfezione delle caratteristiche dell'Abarth, Basso ha sbagliato nella prova numero 8 dovendo abbandonare la gara. Solo terzo in chiave campionato, era infatti indispensabile che stesse davanti a Meeke, Hanninen, autore di una gara costellata da qualche errore e da qualche problema alla sua Skoda ufficiale. Il finlandese ha superato sul traguardo la Peugeot 207 del pilota ceco Kresta. Al quinto posto ha chiuso Martin Prokop, vincitore del JVRC 2009, scelto da una giuria di giornalisti per disputare la gara in forma gratuita a bordo della Peugeot 207 Super 2000 del BF Goodrich Drivers Team. Il pilota ceco non ha fatto una gara esaltante, recuperando posizioni soprattutto per il ritiro degli avversari. Alle sue spalle troviamo l'altro pilota ceco, Pavel Balusek, sulla Skoda Fabia del team di René Georges. In 7ª ed 8ª posizione hanno concluso la 207 di Tot e la Mitsu Evo 9 di Peck. Infine, a concludere la top 10, troviamo il polacco Solovov e Luca Rossetti. Sfortunata la gara del pilota friulano campione d'Italia in carica, con qualche problema di assetto prima che lo ha tardato e con una foratura che lo ha definitivamente allontanato dalle prime posizioni.
destra, due no. Per sinistra, due, chiude, sì. In destra, due, sì, occhio. Per chi, sinistra, due meno, corta, sì. E quattro,